Sì, penso la cosa la più importante quando fai la regia e quando scegli i tuoi attori è di amarli. Paura, amore, perché anche loro hanno tanta paura di stare davanti alla macchina da presa, no? E perché io insegno anche ai registi di lavorare con attrici e loro spesso pensano che queste sono delle macchine, si può dire va da lì a lì, fai questo, come si può dire anche alla camera, alla macchina da presa, la puoi fare da lì a lì, puoi fare con la luce. E pensano che un attore è così, ma non è così, è così, così feribile, vulnerabile e emozionalmente così. Debole, che si deve fare molto, molta, molta attenzione a questo. Questo è per me il più importante. Poi di lasciare la libertà a loro, che non dici subito devi fare così, questo personaggio è questo. Dagli la libertà di inventare e di presentare quello che pensano loro e quello che sentono loro. E solo quando vanno su una strada per me completamente in un'altra direzione, allora è lì che comincio ma molta cauzione, che non voglio, ma poi sono le attrici con chi puoi parlare in un tono diretto, come Barbara Suppova, con chi ho fatto tanti film. Poi sono altri, se tu dici una parola sbagliata, cominciano a piangere e allora devi aspettare un'ora perché il truccato, come si dice, il trucco diventa di nuovo, eccetera. Dunque devi capire, devi essere un po' come una psicoanalitica anche, per capire il fondo di un'attrice o un attore. E poi, cosa ha detto Chabrol, io ho fatto un film con lui una volta, mi ha detto quando io ho scelto l'attore, per me il lavoro è finito, perché già di scegliere l'attore giusto lo fanno tutto loro. E io penso che aveva ragione. Quando ha detto perché diventare attrice? È misterioso, le cose che tu ami di più, tu le fai del modo così misterioso. Mi ricordo da molto giovane, pensavo che le cose belle dovevano essere dette a alta voce. Per quello che io dividevo la mia stanza da letto con la mia sorella, e ogni volta che leggevo qualcosa di bello, anche se lei dormiva, la svegliavo per dire: ascolta, ascolta. Dunque, io ho cominciato il mio mestiere essendo un'attrice di teatro, cioè quella che viene sul palco con il verbo e cerca di dividere la bellezza di questo verbo agli altri. Non ho mai pensato un giorno di diventare attrice di cinema. Poi è arrivato e spesso chiedono: ma qual è la differenza fra essere attrice di cinema o di teatro? E stranamente non c'è nessuna differenza. Quello differente è il pubblico. Un pubblico di teatro non è lo stesso di un pubblico di cinema. Ma quando l'attrice davanti al sipario che si apre o davanti al clap che dice e poi dopo azione, finalmente, finalmente, certo sono delle tecniche diverse, ma alla fine della giornata è solo la verità dell'interiore che conta. Non è perché uno è sul palco con degli spettatori, come in questo teatro, che tu vai a mentire. Perché lo spettatore là di là lo sente la bugia o di non essere completamente vero, vero. E il cinema, forse la macchina da presa si avvicina a me. La pietra centrale, la pietra dura è la stessa. E penso di, come ho detto all'inizio di quella conversazione, che cosa mi ha, no,
ragazzo che ho sempre visto la vita attraverso delle immagini. Le immagini sono quelle le più forti. Dunque, se ho scritto era in termini di immagine, facevo molto fiducia alle informazioni che danno un'immagine al cinema. Se no, è il teatro, ma il cinema è l'immagine.